Gamers Critic. Movies. Finally, a friendly face. We thought pushing back the ghosts would make us safe. Instead, we're in more danger than before. Our camp is barely holding out against the Graveling attacks. The scholars say the only hope is to kill one of their patriarchs. But our scholars can't agree on which patriarch to target. Maybe you can break the deadlock. Please, head down there and find our camp. We need your help. Bentrovati amici e amiche di GamersCritic.it. Qui è il vostro Max che vi parla. Quella che avete appena visto era l'introduzione ad Ascalonian Catacombs, il primo dungeon di Guild Wars 2 che si sblocca arrivando al livello 30. Più precisamente, al livello 30 si sblocca la Story Mode, mentre al 35 la Exploration Mode, che è una modalità un po' più complessa, con boss più potenti e drop migliori. Un po' come le eroiche di WoW, tanto per farvi capire. Questo filmato è sulla Exploration Mode e si propone di essere sia un let's play che una sorta di simil guida agli encounter. Difatti vi parlerò di un po' di tattiche per affrontare al meglio i boss. I ragazzi che vedete con me, gli altri giocatori, sono tutti membri della gilda La Corte degli Dèi, la gilda in cui gioco, in cui milito, nel server Fissure of War. In questo momento ci stiamo avvicinando al campo dove dovremmo scegliere fra tre opzioni. Dovremmo scegliere, come avete visto nella intro, quale dei patriarchi dei fantasmi andare ad uccidere. Ecco, qui invito i miei compagni ad avvicinarsi, perché una volta è successo che siamo partiti per l'instance senza passare dal campo e l'instance si è buggata, non permettendoci di continuare. Quindi, per evitare, li chiamo. Ecco che parte il filmato. Allora, come vedete c'è la Char che vuole ammazzare il Ghost Eater, l'Asura che vuole distruggere questo Colossus Rumblus, mentre c'è poi Hodgins, vabbè, che dice siete due pirla, dobbiamo ammazzare l'Howling King. Noi sceglieremo di andare a uccidere il Ghost Eater. Ora vedrete, comparirà, eccola, una tendina dove scegliere fra le varie opzioni. Ogni giocatore può scegliere un'opzione diversa e di solito si andrebbe ai voti, insomma. Però noi sappiamo già quale fare, ci siamo già messi d'accordo e andremo dal Ghost Eater. Allora, i primi nemici che si incontrano sono questi lucertolini di merda, come piace chiamarli a me, ma sono talmente facili da uccidere che non mi dilungherò su di loro. Non c'è una tattica precisa, basta menarli e distruggere il buco da cui escono. Niente di più semplice. Questo invece è il primo boss che si incontra, la Regina Ragno. Ecco, lei è stronza. Praticamente, una volta entrati nella sua stanza e distrutte le gargolle che troverete, delle specie di gargoyle che sparano fuoco, inizierà il combattimento. Cosa fa la Regina Ragno? Praticamente spamma un AOE, un attacco ad area, che potete vedere segnalato dai cerchi rossi per terra, in cui in questo AOE è praticamente una pozza velenosa, che vi avvelena anche. E oltre a farvi danno, normalmente se ci starete sopra, vi farà ancora più male con il veleno. Le cure sono essenziali. Bisogna che tutti quelli che sono forniti abbastanza di un potere curativo ne facciano largo uso, in modo da aiutare i compagni il più possibile. Comunque la tattica risiede in questo: saltare in giro, schivare gli AOE velenosi e attaccare il nemico. Per il resto non è nulla di difficile. Una volta che farete questo, il boss verrà giù piuttosto facilmente. Nessun accorgimento particolare, a parte quello di schivare il veleno. Yeah.
grazie allo schiva-schiva generale, il ragno viene giù tranquillamente. Nulla di complicato. Qui Crybot, che è il nostro tank, diciamo, si lamenta per il poco danno, ma... diciamo che il danno andava anche più che bene, ecco. Allora, ora viene il secondo encounter più difficoltoso, che sono i lucertoloni di merda. Sono una versione più grande di quelli piccolini di prima. Questi sono un po' complicati perché fanno parecchio danno, quindi per ammazzarli, se siete una classe a distanza, vi conviene stare veramente distanti e far fuoco con i vostri fucili, pistole, archi o quello che avete. Perché veramente rischiate di venire abbattuti in pochissimi secondi. Le classi melee invece non dovrebbero trovare particolarmente problemi, avendo un'armatura buona. Time to do some real damage. Buttarli giù, comunque, non è nulla di proibitivo. L'importante è stare tutti uniti in modo da usufruire bene delle cure. Un po' di attacchi AOE aiutano sicuramente per distruggere quelli più piccolini. In questo caso io utilizzo il lanciafiamme, che è abbastanza forte, fa danno a tutto quello che gli capita sotto, e quindi in questa situazione si rivela quanto mai utile. Get
Ricordatevi sempre di restare la tipa alla fine di ogni encounter. Controllate se vi segue, perché altrimenti rischierete di dover tornare indietro per un pezzo, rifarvi un lungo pezzone inutilmente. Ok, subito dopo il ragno e aver sconfitto i lucertoloni ci sarà questa salita tremebonda in cui ci sono un sacco di spuntoni che tenteranno di ammazzarvi. L'importante è che uno di voi riesca ad arrivare su abbastanza in fretta a tirare la leva in modo che le spine non vi facciano più male. E poi distruggete le teste di gargolla. E qui ci avviciniamo al secondo boss. Questo è Lieutenant Color. Praticamente è un fantasmone gigante che fa molto molto male e viene aiutato da altri due fantasmi. In genere un warrior e un elementalist. La chiave per vincere è ammazzare prima i due trash. Di solito è molto meglio ammazzare prima l'elementalist perché fa molti più danni del warrior ed è piuttosto fastidioso. Ecco, avete appena visto cosa è successo. Sono stato attirato contro il boss e sono stato massacrato. Perché? Questo boss ha una particolarità. Ogni tot, non saprei dirvi esattamente quando, carica un attacco. Vedrete che farà un movimento con i pugnali, come per caricare, e lancerà dei tentacoli verso di voi. Stile Polipo Entai. Il suo scopo è appunto quello del Polipo Entai, violentarvi di brutto. Se non vi troverete dietro a una colonna o sarete abbastanza rapidi da schivare, utilizzando appunto la schivata di base, e il boss vi attrarrà a sé e vi massacrerà. Anche questo, insomma, non è un boss che richiede particolari attenzioni, a parte quella appunto di schivare l'attacco tentacoloso. Per il resto è una passeggiata. Insomma.
Ecco, qui sono morto come un idiota. Qui l'abbiamo rischiato veramente di whippare. Ma alla fine siamo riusciti a gestirla. Anche se io sono morto. Ed ecco che il nostro impavido Crybot finisce ammazzate il boss. E vengo resuscitato per godere anch'io i premi che si troveranno nella chest. All'uccisione di ogni boss, a parte il ragno, viene spawnata una chest, dove all'interno si troveranno dei drop e le Ascalonian Tears, che servono a prendere oggetti leggendari. Ok, dopo aver sconfitto il fantasma, ci apprestiamo a raggiungere la zona delle trappole. Affrontando un encounter di altri lucertoloni giganti. Maledetti quanto li odio, sti lucertoloni di merda. Eccoci qua. Sono caduto in una latrina, avvicinandomi alla zona. Ed eccola qui. La zona delle trappolone. Praticamente, qui si dovranno affrontare delle ondate di nemici. According to my research, ecco che anche la nostra Char ci dice che qui gli Ascaloniani originali utilizzavano questa zona per attirare i lucertolini schifosi e ucciderli. Come? Tramite il tiraggio di queste leve che fanno spuntare degli spuntoni dal terreno che ammazzano qualsiasi cosa ci sia sopra in quel momento. E praticamente tramite questo sistema di leve bisogna ammazzarli, altrimenti si finisce così. Sbranato dai Velociraptor, praticamente. Il primo tentativo è andato male, riproviamo. Allora, praticamente si starta l'evento. Uno del gruppo rimane giù e si fa seguire dai mostri, stando sempre in movimento, mentre gli altri attivano le leve. Nulla di più semplice. Perché abbiamo whippato? Perché siamo dei pirloni. Ma ora vedrete che non whippiamo. Reader incoming. L'importante è che quello che tanca, per così dire, rimanga sempre in movimento e non si faccia colpire. Altrimenti i mostri raggiungono noi alle trappole e si whippa. Ah, vasce caduto, vasce caduto. Ma nessun problema, ormai sono pochissimi. Ecco qua, fatto. Finiamo di sterminare gli ultimi e proseguiamo per una nuova zona. Non prima però di aver raccolto i frutti della nostra faticosissima lotta nel cesto che vedete lì avanti. Ok, that's a good point. Let's go.
che drop di merda.